Windural May 2021, dopo due edizioni di Musicultura, una da protagonista e una da tastierista e produttore di un altro artista in gara. Come sta andando questa esperienza in questo importante evento per gli artisti indipendenti? Mancavamo da un bel po', da quando Blindur era ancora soltanto un duo, proprio all'alba di tutto. E tornarci è bellissimo, anche perché all'epoca eravamo in gara al premio dei premi. Questa volta siamo tornati da ospiti e da vincitori del premio Voci per la Libertà, quindi insomma alla grande. Mi sembra sempre la solita atmosfera molto bella, c'è sempre un sacco di movimento, super, soprattutto in questo periodo, che è un po' ancora, diciamo così, complicato per la musica, essere in un luogo dove c'è tanta musica dal vivo è quasi un miracolo, quasi un sogno. Chi si nasconde dietro il nome Blindur? Raccontateci un po' questo progetto. Blindur è nato da me fondamentalmente, però nel tempo si è evoluto, ci sono un sacco di... Hai ragione a dire chi si nasconde, perché si nascondono un sacco di persone dietro Anche questo. Sauron. Si nascondono un sacco di persone dietro Blindur. Una è qui che non si nasconde, Carla, non ti nascondere. Bella vista. Poi c'è il nostro bassista, tastierista, cantante Luca Stefanelli, che Che è stasera da qualche parte adesso si a bere una esibirà birra. con noi. Enrico Pascarella, fotografo, il nostro road C'è il nostro manager fonico, il Daniele. tour manager Daniele, poi ci sono Jonathan e Michelangelo, batterista e chitarrista, che oggi sono a casa, ma che di fatto sono parte della band. Insomma, Blindur è un po' un open space, ci sono tante scrivanie e tutti lavorano per la stessa cosa, funziona un po' così. Tra i tanti brani molto belli che avete realizzato, ce n'è uno in particolare e conservo particolarmente nel mio cuore, è Invisibile agli occhi, e vi ha regalato il premio della Riti all'edizione 2020 di Musicultura. Ce lo raccontate un po'? La canzone che apre il secondo disco di Blindur, che come giustamente ricordavi abbiamo portato in gara a Musicultura, ma tra l'altro noi in quella circostanza, diciamo, la cosa divertente è che abbiamo presentato altri brani in gara e sono stati poi dalla direzione di Musicultura a scegliere Invisibile agli occhi come brano da portare per le fasi successive. E io ho sempre creduto che quella canzone avesse qualcosa di importante al suo interno e sono di conseguenza molto felice che sia stata poi apprezzata, che sia stato riconosciuto il valore che è in quella canzone, vincendo sia il premio della critica che il premio AFI a Musicultura. Però devo essere onesto, in realtà è una canzone che ci ha dato tante soddisfazioni a prescindere da Musicultura. È una canzone strana, complicata, un po' oscura. Però in realtà dentro c'è molta vitalità, c'è molta voglia di riscatto, quindi è una canzone con un'energia particolare. Avete suonato ovunque e nelle arceri con un bellissimo progetto, una bellissima iniziativa, e adesso siete qui di nuovo a Faenza per il May. L'emozione è la stessa oppure cambia da luogo a luogo? E sai, cambia sempre, penso. Cambia da luogo a luogo, ma resta sempre la stessa, perché in qualsiasi posto ti esibisci, il rumore di fondo è sempre lo stesso. Poi magari le altre vibrazioni sono un po' diverse. È ovvio che qui c'è un'emozione diversa rispetto a nelle carceri, ma sono forme diverse della stessa energia di fatto. Il nostro tentativo è sempre quello di mettere in piedi un rito tra noi e chi ci ascolta per cercare di un po' di abbattere quella barriera che c'è tra il palco e il pubblico e creare un momento di condivisione. Quindi l'obiettivo è uguale, il percorso che fai per raggiungere quella meta è ogni volta nuovo, ogni volta è una scoperta. Quindi c'è sempre l'esplorazione a guidare, come diceva Carla, però di fatto è vero, cambia sempre tutto. Cos'è per voi questa edizione zero? Questa che cos'è? Io credo che in questo momento la musica in Italia sia messa troppo da parte, che il mondo dello spettacolo sia stato trattato malissimo, durante l'emergenza, che chiunque ha provato a fare cose, sta provando a fare cose per la musica, con la musica, stia facendo un atto eroico, perché di fatto abbiamo tutto e tutti contro noi lavoratori dello spettacolo.
Le ultime notizie sono tutt'altro che notizie di conforto, anzi, ma questo indica il fatto che comunque siamo duri a morire, perché la musica non è soltanto un intrattenimento, un passatempo. Per molti di noi la musica è una necessità, è un'esigenza, è il nostro lavoro, è quello che ci permette di vivere. Quindi questa edizione zero è importante dal punto di vista simbolico, perché in qualche modo posa una prima pietra per un percorso nuovo, ma io sono sicuro che la vera svolta non è ancora arrivata. Spero che arriverà, perché deve essere più importante, il momento lo esige. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo per tutto e noi naturalmente ci sentiamo più tardi o la vostra esibizione. Grazie a Super, te. grazie.